Sono abbastanza incavolato in questo momento e ho bisogno di dipingere un quadro. No, non ho l'aspirazione nel diventare Picasso Junior, ovviamente, è una metafora. È per dire che devo sfogarmi un attimo, devo rendere l'idea. Avviso già che non userò delle parole dolci, perché vuole che tu capisca ciò che sto per dire, anche se nei miei video recenti e non, puoi notare che mentre racconto i miei discorsi olistici, io rido, scherzo, sono un tipo autoironico e pacifico, ma quando ci vuole, ci vuole. Perché ho fatto alcune realizzazioni recentemente ed è davvero illuminante. Ho iniziato a connettere tutto quello che ho saputo di recente, o meglio, durante il mio percorso di vita, osservando, evitando, studiando, applicando, migliorando, perché sono una persona spirituale, o meglio, mi ritengo una persona spirituale. E mi stavo per immergere all'inizio del mio percorso, almeno per un momento, nella spiritualità quasi in toto, e stavo scendendo nella tana del bianconiglio. In inglese si dice I was getting into the rabbit hole. Un caos, come l'universo fosse tutto e come se il mondo materiale non contasse più. Come potessi tranquillamente fare a meno di tutto ciò che mi circondano? Per un attimo ero convinto che potevo solo galleggiare nel nulla, fregarmi di tutto e godermi la mia vita nella mia pace infinita. Non è quello che indicano gli insegnamenti spirituali dei cosiddetti guru, no? Che spuntano come funghi, del tipo fregatene di tutto e di tutti e vai sulla montagna oppure vai a mangiare un po' di coco tutta la tua vita su qualche spiaggia sperduta. Ritirati nei boschi e vivi di funghi. Non ti serve nient'altro, non hai bisogno di nulla. Ho una brutta notizia, non funziona così e chi dice il contrario mente, perché intanto stai utilizzando la tecnologia per trasmettere, spendo soldi per attirare la tua attenzione, vivi nel capitalismo ma non lo ammette, ma intanto ti sta vendendo un prodotto o un corso. Invece no, la spiritualità è una lente, con cui guardare il mondo. Una visione diversa dai canoni che ci hanno inculcati. Mi spiego meglio con una storiella per rendere l'idea. C'è questo ragazzo, chiamiamolo Mario Rossi. Ecco, incontriamo Mario Rossi. È l'epitome del maschio medio, ok? È andato a scuola, ha tenuto un lavoro decente, ha fatto tutto quello che la società e i suoi genitori gli hanno detto di fare, inculcato una religione e così via. E Mario era felice per un po', ma dopo quella ripetizione monotona di vita è caduto in una fossa. Mi segui? McDonald's, Glovo Eats, porno, serie Netflix, ubriacarsi, arrabbiarsi assai se la squadra del cuore perde. Cazzo, quei fanatici. Sai, tutto ciò che non è male per la prima volta. Anzi, nulla di male se prendi una decisione consapevole di giocare ad un videogioco o mangiare un McDonald's o ordinare qualsiasi cosa o guardarti un porno con la fidanzata. Una volta. E sei consapevole e capisci gli effetti negativi che avrà su di te, allora non c'è un problema. Ma se quella inconscia si porta a 30 cazzo di anni di pura mediocrità e spreca la tua vita anno dopo anno, che poi tra l'altro passano in fretta, allora vedi il problema qui? E questo succede a troppo cazzo di persone. Più del 95% della popolazione è completamente distratta da cose inutili. La vita moderna e gli avanzamenti tecnologici e tutti i succhiassoldi di dopamina facile lì fuori. E semplicemente non ha senso. Ma a Mario Rossi è stato comunque offerto una mano d'aiuto. L'universo gliel'ha data, no? Ed è stato un sentimento, come un invito all'avventura. L'universo, o una versione superiore di se stesso, una versione futura di se stesso, insomma, lo stava chiamando, stava implorando per la maestria, implorando di essere svegliato e attualizzato e di avere quella svolta nella coscienza che ti permette di spazzare via tutto ciò che non va bene nel suo cammino. Quindi Mario, naturalmente, essendo il tipo che è, prende il telefono, continua a scorrere come non ci fosse un domani, consumando cazzate su cazzate alla ricerca di qualcosa che persino manco lui sa in realtà cosa sta guardando. Consuma inutilmente, invece di fare ricerche, approfondimenti che aiutano alla crescita personale. Fa un tiro della sua sigaretta, tira fuori una birretta dal frigo e poi si sveglia all'indomani solo per mettersi i vestiti
da lavoro e passare attraverso le stesse esperienze familiari che ha vissuto per tutta la sua vita. Ora, Mario è un concetto, è stato creato da te nella tua testa mentre ascoltavi quello che sto dicendo, giusto? E quando smetti di pensare a Mario, non esiste più, cessa di esistere. Quando smetti di guardare questo video, Mario non è più niente, via, Mario si è sparito. Se ti chiami Mario, non prenderla personale, è tutta una metafora ovviamente. Voglio farti passare il concetto però. La tua attenzione, le cose a cui presti attenzione, sono ciò a cui dai vita. Ed è proprio questo, la tua attenzione è la barriera tra Mario e il vuoto. Quindi puff, Mario è sparito. Ora, se sei interessato alla spiritualità come me, o semplicemente alla filosofia, o qualcos'altro del genere, avrai probabilmente sentito qualche versione che dice che l'universo è una mente gigante. Bene, cosa significa? La nostra mente, il nostro ego, che non devi etichettare come cattivo o avere una reazione negativa, come tanti fanno, la nostra mente dà senso alle cose tramite storie, concetti, simboli, linguaggi, metafore. La comprensione è una metafora. Ci siamo? Per capire un concetto specifico, come in questo caso Mario, dobbiamo capire la rete di altri concetti che sono stati creati per aiutare proprio quella comprensione che riguarda Mario. Può suonare un po' contorto e se non mi segui, torna indietro di 20 secondi e riascolta. Ecco perché il mondo è una mente gigante. È una sovrapposizione di storie, simboli, metafore e linguaggi che ci aiutano a capire e a dare significato alle cose, alla vita. Perché il tuo collo si chiama collo? Sarebbe un collo se non fosse collegato alla spalla o al tuo corpo? Una macchina avrebbe senso se non avesse le ruote per muoversi? Il significato di una macchina sarebbe ancora il significato di una macchina se non avesse un motore per spingerla e portarti qualche parte? Quindi una macchina si basa su delle ruote e un motore per essere effettivamente compreso come una macchina. Dunque lo scopo e il significato di una macchina vengono dati dal fatto che abbiamo anche delle ruote e un motore. E ovviamente altre cose entrano in gioco, è chiaro, ma hai capito il mio discorso, spero. Un altro esempio è la gravità. Cosa diavolo è la gravità? Sai cosa è la gravità? Puoi capire la gravità senza capire la forza o la massa di un oggetto o la distanza tra i centri di massa? Come determini se qualcosa ha un centro? Deve avere un interno, deve avere un esterno. Quindi ora che capiamo l'importanza di una metafora e dei simboli e soprattutto delle storie, le cose che danno significato alla vita sono proprio delle storie, ci aiutano a dare senso al mondo. Ecco come la nostra mente interagisce con il mondo e possiamo dipingere il quadro qui del perché non sai dove vuoi essere nella tua vita. E del perché io spero che tu ti arrabbi un po' dopo il mio racconto, il mio video. Perché ecco, la tua identità, chi sei, come ti percepisci, questo personaggio che stai interpretando, in realtà è una storia che ti sei dato. Stai raccontando a te stesso una storia, almeno se sei consapevole. È il personaggio che interpreti e le storie che compongono chi sei. Qual è la storia che ti stai raccontando in questo momento? Sei lo studente universitario povero che tra poco deve andare a lavorare? Si ritirerà a 65 anni e passerà le giornate a guardare Netflix sperando in una pensione che magari non arriva? Sarai un Mario X dimenticato negli altri 99% delle storie lì fuori che restano inascoltate, privi di alcun significato? Ma cosa sei? Sei l'eroe della tua storia o sei il cattivo della tua storia? Perché ecco, un eroe non esiste senza un cattivo. Non puoi capire cosa sia il concetto di un eroe senza capire cosa sia il concetto di un cattivo, giusto? Ora, questo è proprio il punto. Questa è la legge della polarità, il bene e il male. Non puoi avere il bene se non hai il male. Sono forze opposte. Ora, che siano buone o cattive e ti procurano quella emozione negativa, dipende da te. È un prodotto del tempo psicologico. Non sei presente se sei negativamente influenzato. O diciamo, se stai soffrendo, non sei nel presente. Stai proiettando o ripensando sul futuro o sul passato, perché
Ricorda, è tutto una storia, è tutto un gioco ed è tutto sotto il tuo controllo perché è tutto nella tua mente e tutto dipende da come percepisci la storia e come la storia viene raccontata appunto nella tua mente. Vedi altre persone e racconti una storia su di loro, che tu sia consapevole o meno. Questa è la differenza tra essere consapevoli e inconsapevoli. Vedi una persona e assumi la sua storia e questo provoca magari una reazione negativa in te, ma in realtà è un riflesso della storia che stai raccontando su di loro, non per forza una realtà. È un tuo pensiero, una storia che ti sei creato. È un riflesso di te e hai il pieno controllo su quella percezione. Quindi, dato che la vita implica sofferenza, l'eroe implica un cattivo. Se non sei consapevole di questo o hai aspettative su come dovrebbe essere la vita, allora soffrirai se ti aspetti che la vita non implichi sofferenza. Soffrirai piuttosto che accettare ciò che è e non lasciare che ciò causi una reazione negativa. Vedi la necessità della sofferenza e lasci che causi piacere. E appunto, è la legge della polarità, trasmutazione, come vuoi chiamarlo. Sei tu l'attore, sei il giocatore dietro al personaggio, non sei le storie sovrapposte alla realtà. Sei l'osservatore da dietro le quinte che può truccare il gioco al tuo favore e imparare come giocare in modo efficace, sfruttando appunto le storie e i concetti in modo diverso. Ecco dove si crea il significato, essendo in grado di creare la tua realtà, creare la tua storia e semplicemente plasmare un percorso di grandezza ed eccellenza in tutto ciò che fai. Bene, male, spinta, attrazione, è questo che dicono gli antichi saggi filosofi, i guru spirituali di una volta. Hai bisogno di quella polarità, hai bisogno di quella tensione per dare un significato alla tua vita ed è proprio questo il punto. Una storia è una danza tra l'eroe e il cattivo e come ho detto poc'anzi, il cattivo non è qualcun altro, il cattivo è dentro di te. Puoi osservare un'altra persona e puoi assumere la storia, ma se sei consapevole capisci che è un riflesso del tuo stato interno e puoi fare quella inversione di vita nella tua direzione, se vuoi. È una danza con te stesso e stai combattendo questo personaggio cattivo. Infine, è proprio quello che rende interessante una storia, no? Se l'eroe non combatte un cattivo, se l'eroe va solo avanti e ha successo, non ci sarebbe una storia, non ci sarebbe un significato, non ci sarebbe uno scopo in quella vita. Se trasformi quella storia in un film, sarà un film assai noioso, non credi? Quindi è una costante battaglia con te stesso. La comprensione di chi non vuoi diventare o chi vuoi diventare. Avere quella battaglia su base giornaliera, accedere a quelle fonti di energia e trasmutarla ed esistere, essere nel momento presente mentre giochi il gioco da una prospettiva illuminata senza soffrire per questo. Ecco ciò che dovresti fare. E con questo ti chiedo una domanda. Ma sei dove vorresti essere nella tua vita? Hai la mente, la saggezza, il corpo, la forma fisica, l'energia, qualunque cosa che tu vuoi, ce l'hai nella tua vita? Cosa vuoi dalla vita? Cosa non vuoi dalla vita? Per esperienza personale posso dirti che è molto più facile capire ciò che non vuoi perché puoi semplicemente guardarti in giro. Puoi andare in un cazzo di supermercato o un McDonald's e guardarti in giro e osservare il riflesso in te stesso. Questo è quello da cui devi magari allontanarti e così sai cosa vuoi diventare. Non obeso, per esempio. Non senza forze. Non vuoi essere flaccido senza muscoli. Non vuoi avere il muso tutto il giorno perché stai dietro ad un banco o una cassa dove non vorresti essere e non vorresti stare in realtà. Sì, può suonare crudele, ma lo dico senza offesa. Ma hai già percepito, per esempio, l'energia quando vai in posta? Ci sono persino battute sulla posta. Ogni domanda che fai sembra che ti uccidano con gli occhi, sbuffano, sei un cliente ma sei di troppo a prescindere. Non vedono l'ora di evadere da quell'impostazione e mandarti a quel paese, a mandarti via. Manca il sorriso, manca l'empatia, tutti i giorni così. Non dico che accada 10 su 10, ma quasi. Non so se vuoi diventare ricco o meno, è qualcosa di cui lavorare per vedere se vuoi davvero diventare ricco. Come cazzo fai a sapere se non vuoi diventare ricco, se non sei diventato ricco e non hai sperimentato questo? Anche se la ricchezza è soggettiva, ovviamente, lo sappiamo. Vedere qualcuno ricco è un male? È davvero male? Beh, spesso è percepito come tale. Ah, lui sarà figlio di papà, lui avrà rubato, sicuramente è un delinquente.
perché ti racconti una storia inventata nella tua testa. Oppure sei invidioso e crei energie negative, ma sempre una storia è. Sei il personaggio principale della storia che stai vivendo ora? O sei un prodotto degli strati di storie, pregiudizi e credenze che gli altri hanno proiettato su di te? E hai assunto tutto ciò probabilmente inconsciamente? Dici costantemente: oh, sono solo uno studente universitario povero, solo un fumatore accanito, mi fumo le canne dalla mattina alla sera, bro. Ormai sono fuori forma, ormai sono sposato, cosa vuoi farci? Ormai non valgo, non mi vogliono, ormai sono vecchio, ormai sono troppo giovane, oppure non sono abbastanza bravo per fare questo e quell'altro. Sono magro e debole, non sarò mai muscoloso. Oh, ma invece fottatene, diventi ciò che dici di te stesso, o meglio, smettila di essere ciò che non vuoi essere. Puoi farlo, è tutto nella tua testa, è un riflesso della storia che ti stai raccontando. Non sei consapevole dei processi di pensiero che ti stanno attraversando nella tua testa, che stanno appunto creando quelle azioni negative. E mi ripeto, non sei i tuoi pensieri, sono solo pensieri, autoconvinzioni. La mente scimmia, the monkey mind. E porca miseria, è pazzesco. Una volta che fai questa realizzazione e capisci che devi incarnare pienamente il bene e il male da una prospettiva di consapevolezza, allora ti è permesso che questa danza si verifichi in modo da poter fare progressi nel mondo materiale. Se diventi completamente hippie o spirituale in toto, cadi indietro, diventi fanatico. Perché siamo qui? Perché abbiamo questo corpo? Perché sono stati creati questi strati? Perché abbiamo la mente che interpreta tutto come una storia e metafore? C'è uno scopo dietro ciò ed è quello di creare un significato e creare la tua realtà. E se non vuoi farlo, direi che anche questo è solo una storia che ti stai raccontando e non sei consapevole di quella storia. Perché vorresti continuare a soffrire e diventare o rimanere inconsapevole? Non approfittando delle risorse che sono a tua disposizione nel mondo moderno. E questo sottolinea la necessità della creazione consapevole dell'identità, ovvero la consapevolezza. La consapevolezza ti rende una persona libera, o meglio, la consapevolezza è libertà. Altrimenti, una volta che queste autoconvinzioni negative diventano automatiche, e una volta che smetti di dare loro consapevolezza, allora ecco che arriva il problema, perché non sei più nel momento presente. La coscienza implica presenza. Se sei l'osservatore dei pensieri e delle azioni che stai facendo, allora sei nel momento presente. Quindi per fare questo devi concentrare la tua attenzione sulle cose che vuoi portare nel mondo, ciò che vuoi portare alla vita. Questo vale per te, per me, per la tua sorella e il mio cugino, vale per tutti. Quindi hai bisogno di una visione. E lo dico sempre, cazzo, in ogni mio video, post o reel che posto, faccio sempre riferimento a questo. Ci vuole una visione, una consapevolezza delle cose, una consapevolezza del nostro io, una visione. Hai bisogno di obiettivi, di stabilire le tue priorità, magari anche partendo da ciò che non vuoi. Se vedi una persona cupa, fuori forma, cattiva, ebbene, sai che non vuoi essere così. Eviterai le cose e le abitudini di questa persona. Devi concentrare il tuo focus sulle cose che rendono la tua vita migliore, ma anche in termini di fisico. Com'è che vuoi apparire? Cosa richiede in termini di cibo? Cosa richiede in termini di allenamento? Stai facendo delle passeggiate? Se vuoi fare molti soldi e avere quella risorsa, stai costruendo un'azienda o un'attività? Significa che diventi ricco domani? No. Ma almeno stai costruendo qualcosa, mattone su mattone. Stai diffondendo una buona parola per attirare le energie positive? Vuoi allenare il tuo cervello? Sei allineato con il percorso della verità e lo fai consapevolmente? Porca di quella. Ciò che mi fa incazzare è che tutto ciò è abbastanza semplice. Io non sono un guru, sono una persona come te. E di sicuro non nato pronto. Una persona che fa errori, cade, si rialza, impara dei sbagli commessi, fallisce, si rialza di nuovo. Importante che crei consapevolezza. Ma e come, mi chiederai, come faccio queste cose, Edyard? Impari e applichi. Ed è ciò che faccio. Hai accesso a internet. Porca miseria, santa pazienza, hai accesso a internet, impara qualsiasi cosa che tu voglia,
internet o i social non è solo svago, vedere cazzate, sparare sentenze sotto post auto di come una persona frustrata, immergersi nel gossip più assoluto e sperare che la gente attorno cade, così ti senti meglio tu. Non è crescita, anzi, rischi di diventare il fenomeno dei cretini. Impara tramite risorse gratuite o acquista un corso. Certo, non con gli occhi chiusi, ovvio, analizza, confronta, indaga, ascolta se risuona con te, se trovi valore in ciò che senti, vedi, ascolti. E quindi applica quelle risorse o quel corso alla tua vita in modo corrente e consapevole, tale che tu possa crescere, diventare una versione migliore di te. Ma non lo devi fare per me, lo devi fare per te stesso. Ovvio che non devi farti persuadere dai finti guru che troviamo nei nostri feed tutto il giorno, che ti promettono di diventare ricco domani mattina senza fare nulla. Senza fare nulla poi. Ma quando mai? Impara ed applichi e inizierai a creare questa storia o realtà su di te che ti stai raccontando per vivere una vita significativa e piena di scopo. E non solo questo, ma una vita piena di vitalità, energia e brio, positività, amor proprio. La lista è infinita. E se significa cambiare posto, parlare con una certa realtà, evadere da cose negative, bene, so be it, fallo. Ci vuole coraggio? Sì. E quindi? Perché se non hai quella polarità, quella tensione, quella spinta, quella trazione, allora non c'è energia. Prova a caricare una batteria della macchina usando solo il cavo nero o solo quello rosso. No can do. Non funziona. Ci vogliono entrambi i cavi per caricare polarità. Non stai creando nulla, allora non sei in controllo, sei in balia di un qualcuno e basta, sei un robot. Sì, ci sarà magari un po' di energia, ma saranno emozioni negative e ne sarai una vittima. Non sarai in controllo perché inconsapevole. Non fai nulla a riguardo quando in realtà la risposta è davanti a te, è lì. È la consapevolezza, è fluire con il modo in cui è la vita, fluire da una prospettiva consapevole, con il gioco che viene giocato. E certo, devi fare delle mosse molto, molto intelligenti in quel gioco per trovare almeno significato nella vita che vuoi vivere. D'accordo, ma migliori strada facendo. Prima parlavo della ricchezza. Certo, ci sono delle persone che sono ricche, ma infelici. Difatti, non sono consapevoli. Questo è esattamente il problema. Molte persone fanno questo o quello e poi diventano inconsapevoli e assumono altri cattivi comportamenti. E questo vale per tutte le aree della vita. Puoi diventare ricco e questo magari può soddisfarti un po' e darti un significato. Può darti quella cosa da fare. Puoi comprare l'ultima borsa firmata, una macchina sportiva, la casa al mare. Ma poi? E la salute? E se soffri inconsapevolmente in altre aree della vita? Magari col partner, le relazioni con i figli, seduto nella tua bolide rossa col cavallino, con uno sguardo all'infinito, piangendoti addosso. Devi essere consapevole di tutto, quindi devi essere consapevole delle cose che sono nel tuo controllo diretto. Questo è quello che puoi fare. Le cose dove hai accesso, qui, adesso, il tuo fisico, la tua salute, la tua vitalità, il tuo nucleo, la tua energia, la tua fidanzata, il tuo marito, i soldi nel tuo conto bancario, qualsiasi cosa sia, quello è ciò cui hai controllo diretto. Se stai lavorando in un lavoro e non stai costruendo un'attività parallela, cosa cazzo ti aspetti che accada? Se non rafforzi il tuo corpo e domani arriverà un'altra pandemia, e se sei debole, perché magari mangi di merda, non fai un minimo di movimento e non applichi la prevenzione, mangiare bene, tenerti attivo appunto, cosa cazzo ti aspetti che accada? Se domani il datore di lavoro ti lascia a casa perché la società fallisce e non ci sono soldi per il TFR, cosa cazzo ti aspetti che accada? Il compagno ti supplica di non investire in te stessa, provvederà lui, almeno così promette, e domani scappa con una ventenne di turno, cosa cazzo aspetti che accada? Il mondo cambia, il mondo è già cambiato, cambierà ulteriormente e anche in fretta. E come cazzo, come diavolo aspetti di fare progressi in questo mondo se non c'è spazio per il miglioramento oltre un certo punto specifico? Non puoi superare quel livello e raggiungere ciò che eri destinato a raggiungere in questo modo. Quindi, cosa facciamo? Devi pure un po' arrabbiarti, ma non arrabbiarti perché lei o lui ha di più. Devi incazzarti per il fatto che stai fermo, stai andando indietro piuttosto che in avanti. Incazzati perché ti stai sabotando da solo.
E la cosa buffa è che il 90% delle persone danno pure la colpa agli altri o a qualcos'altro. Sono balle. E in fondo lo sai. Bene, ho finito. Ci vediamo nel prossimo video. Metti un like, iscriviti al mio canale, butta un occhio sul mio sito. È un e-commerce, sì, ma c'è anche un blog dove propongo, oltre a dei prodotti, anche delle info, che possono appunto aiutarti a migliorare il tuo benessere.